Siamo nella battaglia di Berlino, le squadre sono state equipaggiate nel migliore dei modi e dobbiamo attaccare. Sarà abbastanza complicata la situazione, però ci proviamo. Come sempre mettiamo un rally point per cercare di dare spinta all'offensiva. Abbiamo la squadra costruttore a livello 27, squadra assaltatori 41, un po' indietro la squadra anticarro, però diciamo che mi va bene così, anche perché la squadra costruttore al suo interno ha anche due anticarro, quindi va benissimo così. Allora, sarà, secondo me il primo cap è sempre quello un pochino più complicato, quello sempre un pochino più che ci farà perdere tempo. Senti, io un rally point te lo metto qua. Non troppo vicino, non troppo lontano, perché poi non vorrei esagerare. Già arrivano i primi colpi. Mettetevi qua. Forza ragazzi, non prendete già i primi. Vai. Bravo. Hai visto che ce la fai? Allora. Non sopra, non sopra. Sento rumore di carro armato. Rimani là, non si muovere. Qua, regroup qua. C'è il carro armato, ci penso io, tranquilli. Ci provo. Appena lo vedo. C'è una sorpresa da sopra. No, non ce la fa a saltare. No, entra da qualche parte. Ah, volevo, capito. Miseria ladra. Vabbè, c'è sempre là il carro armato. Dovevo farla questa. Sta sempre lì, stanno riparando, mi sa, il carro armato. Avevo sparato il colpo però, vero? Vabbè, diciamo che in qualche modo comunque abbiamo cappato, quindi sono stati distratti al punto giusto. Qua dietro. C'è un altro carro armato. Andiamo con la squadra anticarro, dai. Dovevo farlo quel carro armato però, porca miseria. Non andiamo per niente d'accordo così. E in realtà loro hanno sempre in quella posizione il carro armato. Ecco, lo vedo. Sì, sto andando là. Non finisce qui perché comunque la kill me la devi dare. Va a finire che ti curi. Fa qua dietro, dai. Boom. Ora sì che ci siamo, baby. C'è un altro, vero? No, dove cacchio? Ma è pure io, quando a sparare il colpo quando siamo storditi. Il buco era un po' stretto e mi crolla la casa. Il muro mi crolla. Ma ragazzi miei, vai, Apex Legend, vedi come saltiamo. Buttati in cap.
Buttati in cap. Sì, ho capito che stanno là. Prendiamo il cap, dai. Si apre sta porta, ovviamente. Ovviamente no. Devo capire un attimo da dove vengono questi. Non me lo fa. Non me lo fa salva. Mazza. Stiamo mancando certe kill. Abbiamo preso il secondo cap, però ciò nonostante non la vedo molto bene la partita. Cioè, secondo me qui incontreremo dei problemi grossi nell'avanzare. Tra l'altro, questa doppietta mi piace tantissimo. È fenomenale. Cioè, il nemico a distanza ravvicinata, ma anche sul medio raggio, gli fai male. Ovviamente. Ecco appunto. Cattivo, vero? Da dietro, ho sentito il coltellino. Ho sentito lentamente che mi stava, capito? Ho detto Ragazzi, ma qua, oh boy, se dobbiamo sorpassare, superare quel ponte, sarà difficilissimo. Forse ci conviene più prenderla da questa parte. Comunque la campagna di Berlino, ragazzi, mi sta piacendo veramente tanto. Ma mi sta piacendo veramente tanto. Sono pure i cecchini là. Penso che ci sia un cecchino minimo. Siamo dentro? Serio? Nemici? Non me li, perché li chiamo? Quest'arma top. Ma che cosa stiamo facendo? C'è il carro armato? Vabbè, una certa comunque. Wow, pazzesca. L'MP 40, il 40. Ragazzi, serve un rally point qui sotto praticamente, perché la distanza è notevole. Non possiamo fare 200 metri ogni volta. Lì c'è un carro armato, lo ignoriamo per un attimo. Rally point lo mettiamo sulla destra. Avevamo individuato questa posizione tutto sommato buona. Questo cap ci fa un po' con il fiatone arriviamo. Ma te lo posso mettere qui il rally point, perché comunque sia è pianeggiante il, cioè diciamo è alla giusta, diciamo, inclinazione. Sì, un attimo. Sì, intanto mettiamo il rally point qua, perché voglio la sicurezza matematica di andare a prendere il cap. Ok, vai. Sì, ho capito. Un attimo. Tiriamo ad avanzare. C'è qualcuno dentro, mi sa. Dei nemici, ma non più di tanto. No, stiamo cappando, dai. Vabbè, ma abbiamo preso il cap, mettiamola così. Vabbè, ma non ce la stiamo facendo. Qua dobbiamo avvicinarci. Ah, finalmente ce l'ho fatta.
No, lo sapevo che stavi là, guarda, lo sapevo, lo sapevo. E ho detto, un cecchino ci deve stare, sta da un'ora là sopra, ha aspettato tutto questo tempo per spararmi. Ma miseria ladra. Complicato avanzare qua, non ci sono molti ripari. È una lunga corsa, mi verrebbe da dire. Ma che ca... Madò! Boys! Ma non ci si crede! Non ci si crede quello che è successo in questa azione! Mi ha fatto fesso 3 volte! Malissimo! C'è un cavallo armato qua! Te l'ho detto che qui la pushata è difficile, te l'ho detto! Lo sapevo! C'è un cavallo armato che sta facendo quello che vuole! E io sono senza squadra. O perlomeno non ce l'ho adesso. Sì, vabbè. Fanno, cioè, stanno scorrazzando. Come on. Avessi avuto io una squadra anticarro là, l'avrei fatta io. Vabbè, dai. Là non penso che ci sia nessuno, perlomeno lo ignoriamo. Andiamo. Siamo già in ritardo, mi verrebbe da dire. Ci abbiamo messo un po' a sfondare questo settore. Non era facile, eh. Poi loro, secondo me, hanno sbagliato a prendere il carro armato, perché poi, boh, cioè, l'hanno usato come un fuoristrada, quindi... Bevi, bevi. Ottimo. Sono tutti là. Ti avevo visto. Esattamente non so dove sto andando, però sto andando. Sì, sono i nostri, calma, calma, calma. Andiamo. Pushata cattiva? Serio? Arriviamo così? Quanto è alto? Mi butto. Salgo? Entro? Ti lascio a te un attimo senza munizioni, dai, tanto te la sai cavare. Wow! Quest'arma mi piace troppo. Headshot! Ma se saliamo? Eh sì, vabbè, ci sta. Alla partita, diciamo che loro sono asserragliati lì dentro e penso dovremmo farcela. A lungo andare non penso che possano resistere a lungo. Non penso proprio. Vabbè, siamo in K, dai.
Buttiamoci tutti dentro. Loro non hanno più fiato, non hanno più idee, non hanno più voglia, non hanno più nulla. Toh, te la butto così ad occhio. Completamente, cioè, loro spiazzati. Non hanno più niente da dire. Vinta. Stravinta. Guarda, mi dispiace perché un paio di cose potevamo farle migliori, soprattutto sui due carri armati. Qualcosina in più, il primo iniziale potevamo farla. Però alla fine, dai, tutto sommato è andata... Io primo! Oh my! Questa cosa è fantastica. Abbiamo ottenuto the first place in the team, the best infantry squad, the best assaulter, the best engineer. Allora, questa... Vi sposto la telecamera così vedete bene di cosa stiamo parlando. Allora, fondamentalmente... Ok, la squadra è questa, quindi ha giocato... È abbastanza organizzata. Squadra anticarro abbiamo il Panzerfaust 60 ad entrambi. Ho comprato la 43 per tutti e due. Poi questi qui hanno ancora il VG2 perché poi ho finito, insomma, gli ordini per le armi. La squadra costruttore è ben, diciamo, equipaggiata. Manca solo la borraccia per dare il Gatorade, ok? E poi diciamo che ci siamo. La squadra assaltatori mi sta piacendo particolarmente. Ho sbloccato la MP40. Tu perché c'è ancora la 3008? Se ho comprato queste nuove di zecca. Ma vedi poi che mi devo arrabbiare. Ti ho detto usa quella, usa quella. E poi per quanto riguarda appunto l'M30, è un'arma che uno lo voglio tenere con l'M30. Al netto che ok, sì, è molto situazionale, però in questi scontri ravvicinati vuoi mettere, fare una kill con l'M30. Per quanto riguarda il 109, presto farà spazio, appena lo sblocco, all'87 di 5, che ha le bombe da 250 e da 50. Ok, quindi la bomba da 250 è quella che sto puntando particolarmente. Attualmente la squadra è questa, mi piace, mi sto divertendo. La campagna di Berlino penso veramente di portarla a livelli enormi e alti. Fatemi sapere come prossima campagna quale vorreste sapere. Ormai le gioco tutte, quindi scrivete nei commenti. Io come sempre, ragazzi, vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni. Noi ci vediamo come sempre con un prossimo video. Ciao! Che accelerato ho dato all'ultimo. Bravo!